Quando ti scappa, inutile trattenerti. Falla e basta. Il risultato può essere rumoroso o silenzioso. Avvenne che un giorno, mentre ero dal medico di famiglia per farmi prescrivere alcuni medicinali per mia madre, in quella sala d'aspetto vi erano almeno 10 pazienti prima di me ad attendere il turno. Sai, quando si crea aria nella pancia, il fisico necessita di disfarsene e la forma più efficace è la scorreggia, per dirla in termini locali della mia città, l'opipete. In questi casi il cervello riceve degli impulsi istantanei e ti tocca prendere una decisione fulminea: la faccio o non la faccio? Penso, se mi alzo ed esco fuori, perdo il posto, perché dal mio medico non si prendono i bigliettini di prenotazione. Decido di farla usando il sistema del silenziatore incorporato, anche perché sono istanti, non stai a pensare come uscirà il gas. Stringo le natiche, mantengo la posizione, oppure sposto il peso del corpo da una natica all'altra. Mi piego in avanti sulla sedia dove sono seduto, sollevando il fondo schiena, emetto il gas lentamente e con cautela, e se lo emetto tutto d'un colpo rischio che faccio un rumore. Faccio cadere una rivista per terra, oppure imposto la suoneria del telefonino. Attimi di assoluta indecisione. Finalmente l'ho fatta, mi sono liberato. E adesso? Beh, adesso la stanza si è riempita di una puzza straziante. Noto persone presenti che si alzano ed escono fuori, prima due, poi tre, poi altre due. Sono rimasto da solo a respirare il mio gas. Intanto la puzza ha invaso anche lo studio del medico, che, aprendo la porta, mi chiede da dove provenisse questa puzza e dove fossero finiti i suoi pazienti. Con la faccia tosta che mi contraddistingue, faccio notare al mio medico che qualcuno in sala aveva mangiato pesante, di qui i sintomi. Quella scorreggia mi aveva salvato dal fare la fila. Ebbi subito la ricetta e mi dileguai. La pasta e i fagioli del giorno prima avevano sortito il loro effetto. Chiedo scusa di vero cuore ai malcapitati presenti quel giorno. Qualcuno, sentendo questa confessione, capirà che, come si dice in questi casi, botta di culo, sanità di corpo. Alla prossima scorreggia.